tanta paura e presumibilmente tanti danni in un ristorante braceria lungo viale Corrado IV all'Aquila, dove poco prima dell'ora di pranzo si è scatenato un incendio che, stando a quanto appreso, ha interessato la zona della cucina e della sala. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe andata la cappa del locale cucina, da cui si sarebbero propagate le fiamme che hanno interessato anche altre aree del ristorante, dove erano in corso i preparativi per il servizio dell'ora di pranzo. Nessun ferito intossicato, né tra i dipendenti del ristorante, né tra quelli degli altri uffici ospitati nell'immobile, dove tutti sono stati evacuati per ragioni di sicurezza e per consentire ai vigili del fuoco di effettuare i rilievi. Secondo il proprietario della braceria, i danni potrebbero ammontare a decine di migliaia di euro, ma solo dopo un sopralluogo più approfondito, che consentirà di chiarire esattamente la dinamica dell'incendio, si potrà effettuare una stima precisa. La spessa coltre di fumo, infatti, non consentiva ancora l'ingresso nel locale all'arrivo della nostra truppa. Nell'area circostante, nel frattempo, un capannello di curiosi e le auto che rallentavano per osservare ciò che era accaduto hanno contribuito a mandare in tilt la circolazione in una delle zone più trafficate della città.